Salve a tutti voi, questa è l'ultima puntata della serie 2011-2012 di Edilizia Sicura e questa volta non parliamo di sicurezza sul lavoro, ma di formazione al lavoro e di scuola. Vi presentiamo una nuova iniziativa che fa l'Istituto Edile per la formazione di giovani. Se hai tra i 15 e i 18 anni e vuoi costruire il futuro con le tue mani, la qualifica professionale di operatore edile alle strutture è quello che fa per te. All'Istituto Edile di Bologna imparerai le competenze di base utili nella vita e nel lavoro. Avrai la possibilità di imparare sperimentandoti direttamente sul campo e utilizzando correttamente le principali attrezzature di cantiere. Nel nostro laboratorio e nelle aziende dove farai lo stage, acquisirai anche le competenze professionali dell'operatore edile alle strutture che ti faranno entrare nel mondo del lavoro con professionalità. Se vuoi lavorare nel mondo delle costruzioni, costruisci il tuo futuro. Diventa operatore edile alle strutture. Chiama l'Istituto Edile 051 32 76 05 o vai su www.edili.com. Dal mese di settembre del 2012 qui in IPLE, Istituto Professionale per i Lavoratori Edili della provincia di Bologna, i giovani che hanno meno di 16 anni e che devono completare l'obbligo formativo potranno partecipare a dei nostri corsi, alla fine dei quali di 2 anni di corsi avranno una qualifica per operatore alle strutture e avranno assolto l'obbligo formativo. Avranno acquisito una professionalità appunto all'interno del settore edile che consentirà a loro, dopo questo percorso formativo, di poter iniziare a lavorare nelle aziende o di completare poi la loro formazione nelle scuole raggiungendo la maturità. È un percorso, crediamo, molto importante per avvicinare i giovani appunto all'edilizia e che si svolge nella nostra scuola che quest'anno festeggia e celebra i 65 anni della propria attività. Attualmente il sistema di istruzione nazionale prevede che i ragazzi che vogliono ottenere un diploma frequentino licei, istituti tecnici o istituti professionali per 5 anni. Per chi invece vuole entrare nel mondo del lavoro con percorsi più brevi, una legge regionale recente prevede che sia istituito il sistema di istruzione e formazione professionale, cioè i ragazzi dopo 3 anni ottengono una qualifica professionale. Per ottenere la qualifica ci si iscrive a un istituto professionale per un primo anno di orientamento e poi si può scegliere di proseguire gli studi all'interno dell'istituto professionale oppure partecipare a percorsi all'interno della formazione professionale. La qualifica che verrà ottenuta alla fine di questi percorsi è la medesima. Questa formazione di qualifica triennale permette un accesso al mondo del lavoro in tempi più brevi, con delle modalità didattiche differenti, quindi per ragazzi che magari vogliono sperimentarsi di più sul mondo del lavoro. Da settembre 2012 ci sarà l'opportunità per ragazzi dai 15 ai 18 anni di frequentare un percorso formativo assolutamente nuovo, una qualifica professionale triennale regionale di operatore edile alle strutture.
Chi è l'operatore edile alle strutture? Non è solo un muratore, ma è una figura professionale molto più ampia, molto più qualificata. Può essere un bianchino, può essere un cartongessista, può essere un piastrellista, un vero operatore dell'edilizia. I ragazzi e le ragazze che vorranno iscriversi al nostro centro di formazione professionale accreditato dalla Regione Emilia-Romagna impareranno un mestiere. Dopo 2 anni di scuola potranno già accedere al mondo del lavoro e avere quindi più possibilità di trovare lavoro apprendendo in modo qualificato e serio un mestiere. La scuola si avvierà a settembre 2012 e si svolgerà 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 8:15 alle 14:15, per 6 ore al giorno. In questi 2 anni di scuola i ragazzi apprenderanno le materie di base, italiano, matematica, scienze, geometria, quelle tradizionali che si apprendono a scuola, ma anche materie più tecniche, professionalizzanti, per imparare veramente il mestiere dell'operatore edile alle strutture, come il disegno nel settore delle costruzioni, l'informatica, l'organizzazione di un cantiere. Tutte le materie che serviranno per poter affrontare il mondo del lavoro in modo qualificato. I ragazzi faranno anche un'esperienza di stage in azienda, quindi proveranno, sperimenteranno sul campo le materie che hanno appreso durante il percorso formativo e scolastico. Una parte delle ore verrà svolto nel nostro laboratorio costruzioni, l'area che vedete alle mie spalle, in cui i ragazzi potranno sperimentare con esperti del settore tutte le tecniche più avanzate dell'edilizia. Chi fosse interessato a questo percorso formativo può già segnalarci il suo interesse compilando una scheda di adesione che trova sul nostro sito www.edili.com o contattare l'Istituto Edile allo 051 32 7605 per visitare la scuola. Da quest'anno il nostro istituto si impegna direttamente per la formazione rivolta ai giovani, alle giovani generazioni, per ampliare il panorama delle offerte, per avere nei nostri cantieri sempre più risorse giovani, motivate, professionalmente adeguate, che abbiano chiaro nel loro percorso soprattutto il punto della sicurezza sul lavoro per sé e per gli altri. Se hai tra i 15 e i 18 anni e vuoi costruire il futuro con le tue mani, la qualifica professionale di operatore edile alle strutture è quello che fa per te. All'Istituto Edile di Bologna imparerai le competenze di base utili nella vita e nel lavoro. Avrai la possibilità di imparare sperimentandoti direttamente sul campo e utilizzando correttamente le principali attrezzature di cantiere. Nel nostro laboratorio e nelle aziende dove farai lo stage, acquisirai anche le competenze professionali dell'operatore edile alle strutture che ti faranno entrare nel mondo del lavoro con professionalità. Se vuoi lavorare nel mondo delle costruzioni, costruisci il tuo futuro. Diventa operatore edile alle strutture. Chiama l'Istituto Edile 051 32 76 05 o vai su www.edili.com. Grazie a tutti voi che siete rimasti in ascolto. Vi diamo appuntamento alla nuova serie di Edilizia Sicura che riprenderà nell'autunno del 2012. Arrivederci a tutti.